Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Speriamo che regga la fotocamera anche per questo. Allora, vi volevo solo fare la recensione dettagliata, diciamo, delle che ho scoperto di aver scritto perché se no non ce la farei, delle serie TV che ho visto quest'anno. Considerate che sono tipo 8, sì, sarebbero 9, però una non lo dico perché c'è, nel senso, cioè, non è che dico è Grey's Anatomy, ma cioè, sono 2 anni che sto vedendo Grey's Anatomy, sto alla 15ª stagione, ma non ha senso fare una recensione su una serie tipo così vasta, ecco. Quindi, niente, sono 8, ve le leggo velocemente. La prima è la seconda stagione di Russian Doll. La trama: una donna di nome Nadia viene catturata in un misterioso circolo vizioso, partecipa ripetutamente alla stessa festa e muore alla fine di ogni notte per poi svegliarsi il giorno dopo illesa. Questa è la trama della prima stagione, spiegata in breve. La serie è uscita nel 2019 e vede come protagonista Natasha Lyonne, anche direttrice della serie, conosciuta per il suo ruolo in Orange is the New Black. Non mi ricordo bene la prima stagione, ma mi è piaciuta tanto, mi ricordo. Perciò non ho esitato a guardare la seconda appena uscita. La trama è leggermente diversa, ma segue sempre il filo logico della perdita del concetto di spazio e tempo. Questa volta Nadia torna indietro nel tempo e si reincarna nel corpo di sua madre, incinta. Cerca in ogni modo di recuperare il denaro perduto dalla sua famiglia per dare un futuro migliore. E poi non vi dico altro, altrimenti faccio spoiler. Se devo dare un voto alla serie, basandomi anche su questa stagione, direi 8. È un po' confusionaria e spesso ci sono buchi nella trama, ma se prende bene, tiene incollati allo schermo. Natasha poi è veramente brava, mi piace molto, te la consiglio ovviamente. La seconda serie è Clark. Si tratta di una miniserie basata su fatti reali che raccontano la storia di Clark, vabbè, non lo so leggere, un criminale svedese che ora vive in Belgio. Ha ricevuto condanne per tentato omicidio, aggressione, rapina e spaccio di stupefacenti e ha trascorso più della metà della sua vita in prigione in Svezia. Clark viene interpretato da Bill, non so leggerlo, che lo fa alla perfezione. Il personaggio infatti risulta affascinante e riesce ad essere persuasivo e manipolatore con tutte le sue vittime, sia donne che amici. La serie segue tutte le sue vicende a partire dall'infanzia e si conclude con lui nel luogo in cui si sente più appartenere, il carcere. Tra evasione, rapina e droga, questa è una serie che probabilmente vi terrà attaccati alla TV, solo nel caso in cui Clark riesca a persuadere, o persuadere, non lo so, anche voi, cosa molto probabile. Complessivamente è una bella serie. La cosa che ho notato, essendo di produzione svedese, è come sia diverso il sistema penitenziario svedese rispetto a quello italiano nostro o statunitense. Merita di essere vista. Voto 8,5. Terza serie, How I Met Your Father. Premessa, non ha nulla a che vedere con la serie originale. Non si avvicina né per umorismo né per la caratterizzazione dei personaggi. Non riesco a capire con quale personaggio dovrebbe rappresentare quale. L'unica cosa che ho adorato è la comparsa di Robin per un cameo nell'ultima puntata. Il personaggio di Sophie, la protagonista nonché Hilary Duff, è veramente piatto e nessuno degli altri personaggi in realtà riesce ad alzare il livello. Comunque, come serie scorre abbastanza pur rimanendo sul banale, ci ho messo più di una settimana a vederla perché non lasciava nulla in sospeso e ne creava hype per la prossima puntata. Spero si riprenda, se ci sarà, nella seconda stagione perché per adesso è solo un grande. Voto per adesso 6,5. Serie numero 4, la quinta stagione di You, Me, Her. Ho iniziato a seguire questa serie quando ancora non era uscita neanche la seconda stagione. Mi aveva subito attirata per la trama e la caratterizzazione dei personaggi, cosa che si era andata un po' a perdere nelle scorse stagioni. Invece devo dire che la quinta e ultima stagione prende una nuova strada e torna ad essere una serie che avevo amato e con un finale a dir poco bellissimo. Mi ricordo il finale? No. Voto complessivo della serie, considerando quest'ultima stagione, 7,5. Serie numero 5, The Perfect Mother, questa mi era piaciuta un casino. Miniserie francese che si sviluppa tra Parigi e Berlino e tratta dell'omicidio di un uomo e il coinvolgimento di Anya, la protagonista, nel delitto. Il titolo si riferisce ovviamente alla madre di Anya, che si trasferisce a Parigi immediatamente dopo l'accaduto per proteggere la figlia, innocente e incapace di compiere un atto così violento. Sono 4 episodi da 50 minuti, io li ho visti tutti in un giorno. La serie è fatta davvero bene, anche se inizialmente risulta un po' lenta, ma poi riesce a prendere. Non mi è piaciuto molto il finale, ma devo dire che aveva senso. Il mio voto a questa serie è 8,5. La serie numero 6 è Le sette vite di Léa, perché è francese, quindi francese, tratta delle 7 giornate che precedono la morte della protagonista, è femmina, vabbè. Léa infatti ritrova il cadavere di Ismaele e ogni notte si addormenta e si risveglia nel corpo di qualcuno che gli era vicino, sua mamma, suo papà, la sua ragazza, eccetera, fino ad arrivare al giorno di conclusione dove finisce tutto. Onestamente non la consiglio, no, era una palla. Ho fatto fatica persino a spiegare la trama, che non sarebbe nemmeno male, ma non è ben sviluppata e i personaggi no, risultano piatti, scusate. Evitabile, sì. Se non avete niente da fare e volete vedere qualcosa di particolare, ok, il mio voto comunque a 5,5. Serie numero 7, che sta uscendo la seconda stagione adesso, non vedo l'ora, Ginny e Georgia.
Pazzesca, Giorgia è uno dei personaggi meglio caratterizzati e ben fatti che io abbia mai visto. Carismatica, misteriosa, risolta da traumi irrisolti. Il rapporto con i figli e con se stessa è portato avanti molto bene. Non vedo l'ora che esca la seconda stagione. Il mio voto è 9. L'ultima è Donna nella casa di fronte alla ragazza della finestra. Penso che questa sarà l'ultima serie che riuscirò a vedere a giugno, dato che siamo al 28. È stata l'ultima serie che ho visto in generale perché poi ho smesso di vedere serie TV. Ma mai dire mai, potrebbe uscire anche una nona, non è vero. In qualunque caso, questa serie, dal titolo lunghissimo che non imparerò mai, vede come protagonista Kristen Bell, attrice che avevo molto apprezzato in The Good Place, che però rappresenta tutt'altro genere rispetto a questa serie. Infatti si tratta di un dramma mystery che vede la protagonista alle prese con vari omicidi e misteri che la porteranno a conoscere molte cose riguardo al suo nuovo vicino di casa e alla sua bambina Emma. Ma la cosa che mi rattrista è che non è stata rinnovata per una seconda stagione, quindi diciamo che non è conclusiva e lascia lo spettatore col palato abbastanza amaro. È comunque una serie molto molto bella, gli episodi durano 30 minuti, quindi è scorrevole, infatti io l'ho finita in un giorno, il mio voto è 9,5. Ora, ripensandoci, in realtà io ho detto drama mystery, ma è una commedia, cioè non l'avevo ben capita in quel momento, ragionandoci sopra è una presa per il culo. C'è una sorta di scary movie in serie TV, ecco. Però è fatta bene, cioè non è che fa ridere, è solo che è molto sarcastica, molto ironica. Nulla, Grey's Anatomy non ho nulla da dire, non saprei veramente che dire. E spero di potervi deliziare con ulteriori serie TV nel 2023, comunque già 9 serie TV in un mese in realtà mi sono vista. Però vabbè, ero libera dall'università, erano tempi migliori, vabbè, non è vero. Stavo di merda, però avevo più tempo per le serie TV. Nulla! Ok, questo credo che sia l'ultimo video della giornata, ma mai dire mai. Ciao!